Vabbè, si è messo lì a guardare l'esplosione insieme a me, il tizio. Ecco qua. Un po' di frammenti presi. Vediamo, cosa possiamo potenziare? Beh, potremmo prendere intanto una di questi. E il poter volare con il video molto meglio. Certo, non sono i primi potenziamenti a cui avrei dovuto pensare, però... Altro robottino preso. Ecco qua, fermo. Grazie. E che cacchio. Non posso attivarla, vero? No, posso farlo, perfetto. Allora, prima assorbiamo il video. Ecco qui e... Hai ragione, avvia la missione. Sono in subbuglio, ma nessuno spara. Hanno ordinato alla polizia di Seattle di allontanarsi dalla riva. Forse c'è qualcosa che vogliono tenere segreto. Ah, penso che darò un'occhiata. Hanno rinfoltito il gruppo di APC. Ti conviene restare sui tetti. Tu ti preoccupi troppo. Andiamo a scoprirlo allora. Reg, ti ho detto quanto è bella la vista da quassù. Pensa alla missione, fratellino. Il panorama può attendere. Tenzi, sono Betty. Betty, non è il momento. Non ci provare. Questa volta devi ascoltarmi. Ora basta, falla finita con questa follia e torna a casa. Presto, Betty, devo solo... Lo so cosa devi solo. Vuoi rimediare a quello che è successo? Tu mi credi una vecchia svampita. Sbagli. Betty, tu proprio non capisci. Ascolta, apprezzo quello che stai facendo, davvero. Ma devi smetterla. A me interessa solo che torni a casa sano e salvo. Sì, non Betty. Posso. Presto, promesso, ma non ora. È Reggie che ti ha chiesto di restare, vero? È un caro ragazzo, ma quando ci si mette è stato come un mulo. Beh, se tu gli avessi detto che volevi tornare a casa, lui ti avrebbe accontentato. No, sono io che l'ho fatto. Betty, devo andare. Grazie per la chiamata. Tu di a Reggie che dovete subito riportare i vostri culi a casa. Ordine di Betty. Oh, Betty ha detto culo. Ehi, hai visto? Hanno messo cemento ovunque. Devo averli spaventati. Ci sono segni di bruciature ovunque. Sembra opera mia. Un altro conduit con poteri legati al fumo. Niente di strano, non potevi essere... Chissà di chi è. Qualcosa di nuovo. Mostrami uno di questi ricordini. D'accordo, allora, come facevo a fare le fotografie? No, com'è che si faceva? Ah, ecco, con la fotocamera. In su. Un po' più, ecco. Wow, quindi è così che riduci le tue... Beh, meglio non guardare troppo da vicino. È l'unico modo per salvarmi. Qualche altra fotografia? Oh! E io... mi dileguo. Fermo lì. Triangoliamolo. Dov'è? Aspetta. Qualcosa. Com'è morto questo? Vabbè, guarda. Un casco del DOP. Funziona ancora? Sì. Reg, il conduit di cui parlano. Stanno dicendo che è Hank. Ma non avevi detto che era morto a Solomon Bay? Credevo che l'avesse ucciso, anzi, l'ho vista mentre lo uccideva. È morto, ne sono sicuro. Beh, magari l'ha solamente chiuso dentro un nucleo di cemento? Non ci hai pensato a questo? Quindi, che facciamo? Oh no, arriva la pula! Sconfiggi il DUP, e allora... Uno... e due. Ecco qua. E uno. E due. Ta-da. No, fermo, non ucciderlo che sennò mi togli la streak. Ancora. Ecco qua, a posto. Allora, dove siete? Vieni. Ecco fatto. Ed ecco qua, due. Si sono arresi per caso? Vabbè, io... Ma dai, che è successo? Perché non mi stanno facendo niente? Boh, non lo so. Ecco qui. Uno. Per qualche motivo devo averli... deficitati. Continua a ispezionare l'area. Oh, la madonna, che casino, okay, Hank. Ok, Reggi, devo ammetterlo. Mi sbagliavo. È vivo. Tienila pure. È il mio regalo di Natale per l'anno prossimo. Basta? Potresti almeno invitare un'amica?
quando te la spassi a downtown. Non sono io. Qualcuno manda in fumo gli elicotteri del DUP, me la godo. Ehi, li vedi? E dove sei? Su un palazzo vicino alla 12ª e alla Roma. D'accordo, grazie Patch. Eccoci qua, ciao Patch. Allora, come va? Questo tipo, non hai già il fumo? Si tratta di un uomo che era con te su quel trasporto, quello da cui ho assorbito i poteri del fumo. Vuoi dire quel ciccione sudato di Hank? Se è ciccione. Augustin, forse puoi aiutarmi a capire come entrare. Perché non vieni anche tu ad aiutarmi? No. No, quel tipo porta rogne. Io rimango qui a guardare i fuochi d'artificio. Vabbè. Senti, tieni gli occhi aperti. Non mi fido di quel buzzurro pelato. Chiaro, ma non mi sento indifeso, ok? E poi abbiamo qualcosa in comune. Entrambi odiamo Augustin. Già, buona fortuna. Grazie dell'aiuto. Allora, no, non riuscirò mai a prenderli, vero? Lo vedo, Reggie. È su un tetto del centro e cerca di respingere gli elicotteri. Oh. Ascoltami bene, devi impedire che i DUP lo prendano. Sì, aspetta. Sì, chiaro. E non lasciare che lo uccidano, e non ucciderlo neanche tu. No, ma dove andare? Vabbè. Scappare. Ehi, aspetta che prendo appunti. Ok, e uno andà, due andà. Vabbè, non sono riuscito a... Dovevo lasciarli in piedi, che così lo tenevano fermo. Vabbè. Oh. D'accordo, questa volta gli elicotteri lasciamoli. Lo vedo, Reggie. È su un tetto del centro e cerca di respingere gli elicotteri. Ascoltami bene, devi impedire che i DUP lo prendano. Sì, sì, chiaro. Sono sul tetto. Eccomi, Reggie. Qua. Lui no. Hai perso? No, non l'ho perso, mi sto solo tenendo a distanza. Di proposito. Ehi, praticamente sa volare. Ma a parte, come fa lui a volare in questo modo? In tre lingue diverse. Non è mica Fetch che può aggirarsi in questo modo. Facile girare così, mentre io invece mi devo fare i percorsi in giro per il culo. Vabbè che io ho i poteri da una settimana e lui da tutta la vita, È facile in questo modo, Oh, fermo. Vai. Perfetto. Hank, vuoi farti ammazzare? Ragazzo, l'ho raggiunto, Reggie. Se il poliziotto è qui, io me la squaglio. Ecco qua. Bravo, Reggie, l'hai spaventato. No. Dove è andato? Vieni, vieni, vieni. Io no, qui al quartiere Lantern, allo Hingey Market. Il 911 è impazzito. Parlano tutti di un bioterrorista. Kaboom. Ma dai, non esplodono. Ecco fatto. Muoviti. Devo assorbire ancora un po' di video. E rieccoci nella zona del mercato. Tadan. Ciao Hank. Aspetta Hank, non voglio combattere. Mi serve solo il tuo. Ah no, lascia perdere, ce l'ho già. Dov'è? Fermati! Non ti azzardare! Ti avverto, ragazzo! Stammi lontano! Certo, ti piacerebbe. Dove vai, Hank? No, 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 non sta scappando. Hank! Avanti, non voglio attaccarti! Alla fine! Fermo! Che cavolo! Fermo lì, Hank! Sì, sì, sta scappando. Voglio solo parlare. Io non ho niente da dirti. Quando in realtà qualcosa da dirci ce l'hai, e come, Hank? Vero? L'unico motivo per cui continua ad apparire attento sta scappando è perché alla fine lui... Aiuto, ma non lo avrai! Lui bara nel muoversi perché può passare attraverso i condotti dell'aria. Madonna mia, ti prendo a calci nel culo, anche se non ti fermi. No, no, non sta scappando, tranquillo, gioco. Tutto a posto? Una meraviglia.
vergogna. Vai giù proprio come un birillo. Come hai avuto questo numero? Sei sull'elenco. Scusa per il calcio a bruciapelo, ma mi sembravi un tantino troppo agitato per imbattere in una discussione. Ti sei calmato? Te lo giuro, amico, quando ti metto le mani addosso. Ti richiamo io tra una mezz'ora. No, 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 fermo lì. Sono calmo. Sicuro? Perché finora non hai fatto altro che inseguirmi e urlare e spraitarmi contro. Io devo fermare Augustin, ma per farlo mi serve il tuo aiuto. Con me sfondi una porta aperta. Bene, potremo... Aspetta, quelli del DUP sono qui in giro. Sta succedendo qualcosa, controllo il richiamo. D'accordo, ci vediamo dopo. Reggie, sono io. Delsin, grazie a Dio. Eri scomparso. Sì, scusa, ho parlato con Hank. Vuole aiutarci a mettere le mani su Augustin. Cosa? Non credo che sia una buona idea. Lo sai, fratellone, tu ti preoccupi troppo. Forse tu chissà come mai, forse fa bene lui, no? Attento e occhi aperti. Ti preoccupi troppo? Non abbastanza. Sì, sì. Esatto. Speriamo che fosse costosa.